Un'agenda fitta di impegni per il neoquestore di Messina. Oggi Mario Fino Chiaro ha scelto di presentarsi ai giornalisti in conferenza stampa. 57 anni nato a Catania, si è arruolato nella Polizia di Stato nel 1985. Ho necessità di un attimo approfondire con i vari uffici, con le varie realtà territoriali, le problematiche che ci sono, anche se in parte li conosco perché vengo comunque ho lavorato quasi sempre in Sicilia e Calabria, quindi non sono realtà sconosciute per me. Li devo comunque approfondire perché è giusto che ci sia un approfondimento. Le priorità, le ho detto, rientrano in quelle finalità che ho detto prima, cioè assicurare sicurezza. Sicurezza e tranquillità significa l'attività di prevenzione, attività di controllo del territorio che cercheremo sempre di migliorare ulteriormente, l'attività antimafia che non è una delle priorità evidentemente in un territorio come quello nostro che è quello che è la realtà meridionale, anche se ormai diciamo, le frontiere della mafia si sono estese anche in altre realtà territoriali. Ha svolto servizio al reparto mobile di Palermo da febbraio a dicembre 1986, dove è stato anche dirigente della scuola allievi agenti ausiliari. Alla questura di Palermo dal dicembre 86 al maggio dell'88, tra l'altro è stato dirigente dell'ufficio scorte, e poi passato alla questura di Caltanissetta nell'88 fino al novembre del 90, e poi da settembre del 92 al novembre del 93 e infine dal dicembre 99 al gennaio 2004, dove è stato vice dirigente della squadra mobile e poi dirigente della Digos. Infine per oltre 6 anni è stato dirigente della squadra mobile. Nel 1990, novembre del 1990, arriva alla questura di Enna e ci rimane fino all'agosto del 92. Poi da dicembre 93 a novembre 99 è stato prima capo di gabinetto e poi per oltre 6 anni dirigente della squadra mobile. È stato poi promosso primo dirigente della Polizia di Stato nel 2001. Alla questura di Enna dal gennaio 2004 e per i 5 anni seguenti ha ricoperto l'incarico di vicequestore vicario e poi è passato alla questura di Catania nel 2009 fino al novembre 2010, dove ha ricoperto l'incarico di capo di gabinetto del questore. È quindi passato alla questura di Cosenza nel dicembre 2010 come vicequestore vicario. È stato promosso dirigente superiore della Polizia di Stato il 22 maggio del 2012, data in cui è stato nominato questore di Crotone, sino all'8 settembre del 2013. Dal 9 settembre ha assunto l'incarico di questore di Agrigento e adesso è divenuto il nuovo questore di Messina.